Intanto di investimenti fatti in generale nella regione, parliamo di 2 miliardi e mezzo in 4 anni di investimenti pubblici. Questo anche perché 1 miliardo e 2 è arrivato in aggiunta a causa del sisma. Si tratta in generale di cifre molto importanti. Nella provincia di Pesaro Urbino ovviamente non c'è sostanzialmente il contributo del sisma, sono fondi ordinari, parliamo di circa 230 milioni di investimenti in 4 anni, classificabili in macro categorie. La prima è quella delle connessioni, intesa come strade. Dopo molti anni, con il passaggio delle strade dalla provincia alla regione, abbiamo investito oltre 30 milioni nella viabilità di questo territorio, andando a recuperare situazioni che erano in difficoltà compromesse. Penso alla Flaminia, alla Galleria del Furlo, che hanno visto importanti interventi di riqualificazione. 25 milioni nella banda ultralarga per portare la fibra ottica in ogni parte di questo territorio. E oggi necessaria per la competizione delle imprese, per i servizi, per i cittadini che vivono importanti dimensioni della vita attraverso il network. Una terza voce sulle connessioni in termini di importanza sono le ciclovie, 13 milioni di euro che permetteranno di rafforzare la ciclovia adriatica, nonché gli assi che dalla costa vengono dalle aree interne in un progetto per la Regione Marche complessivamente di 500 km di piste ciclabili, di cui 250 già finanziate. E pensare a lungo il Foglia, una ciclovia che da Pesaro porta fino a Casinina, insomma, ci fa capire bene di cosa parliamo. Un secondo capitolo sull'edilizia, per avere edifici più sicuri e qualificati, in modo particolare in questo caso edilizia scolastica, tutto sono 100 milioni, una trentina di milioni di edilizia scolastica, dentro un quadro regionale che ha visto oltre 500 interventi a favore delle scuole per la loro messa in sicurezza. E poi altre voci sulle edilizie che riguardano dalle case popolari, sono interventi importanti finanziati in questa città, alla riqualificazione del patrimonio edilizio della regione. La terza voce, non meno importante, è la difesa del suolo. Parliamo di 27 milioni di euro fra difesa della costa, il tema delle frane e dei fiumi. Per darvi una misura, l'Emilia Romagna nel suo programma dice che raddoppierà i 50 milioni di euro che ha investito nella difesa del suolo. Pensare a 27 milioni solo in questo territorio dà una misura significativa di come ci sia attenzione per le nostre aree, che sono sicuramente molto belle e molto fragili. Complessivamente una mole importante in termini di investimenti a favore dell'intero territorio. Non posso dimenticare fra l'edilizia quella sanitaria. È chiaro che la parte più significativa ancora non sta nel rendiconto perché non è partita, ma già Urbino ha goduto di oltre 12 milioni di euro di investimenti, l'ospedale di Cagli oltre 4 milioni, di Pergola oltre 4 milioni, cioè parliamo complessivamente di quasi 30 milioni di euro già investite nelle strutture sanitarie del nostro territorio. Dico, manca la parte più grossa, che è quella del nuovo ospedale, ma quando si aggiungerà chiaramente farà fare un salto di qualità all'intera risorsa complessiva degli investimenti nel territorio.